questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei, e lei non sa vedere al di là di quello che dà e l'ingenuità che parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole, parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli, questa è la realtà. Ed una paura per te non passa mai. Insieme a tutti! Angelo, prenditi cura di lei. Di una lacrima di quel buio di qua sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano. In alto e ancora più su, fino a sfiorare Dio. E gli domando io, Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore. Sboccia un fiore malgrado nessuno l'annaffierà, mentre l'aquila fiera in silenzio a morire andrà. E il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Tanto piango pensando che un uomo si butta via. E un drogato è soltanto un malato di nostalgia. E una madre si arrende a un bambino non nascerà. E potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntare al posto tu. Spettatore, vuoi davvero che io viva il sogno che non osi vedere te? Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, è un motivo in più. Canterai, piangerai insieme a me, dimmi lo vuoi tu. Insegneremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa.
paura che senti è la stessa che provo io. Pantera piangerà insieme a me, fratello mio. Più su. Uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è. Forse anche questo resterà uno di quei sogni che uno fa. Anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, intanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Sarà, sarà l'aurora, per me sarà così, come uscire fuori, come respirare un'aria nuova, sempre di più. E tu, amore, vedrai e spesso tornerai dove adesso non ci sei. Forse un giorno tutto cambierà, metto da cui guardare il silenzio fermo della città. E ti vorrei chiamare, sì, però a quest'ora non risponderai, dai. E poi per cosa dire, a metà io so che mi bloccherei, perché non è facile, forse nemmeno utile, certe cose chiare dentro poi non escono, restano, restano. Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere in tutto quello che faccio e non faccio. Ci sei, mi sembra che tu sia qui, sarà. Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere dovunque vado, ci sei tu, ogni discorso sempre tu, ogni momento io ti sento sempre più. Seduta lì a parlare con i tuoi amici, che bella sei, mi sembra di impazzire. Per essere lì con te non so che darei. Ti vorrei far vedere tutti i miei foglietti e le lettere, che ti vorrei spedire, ma non ho il coraggio e non so perché. Perché non è facile, forse me ne è utile, certe cose chiare dentro poi non escono, restano, restano. Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere in tutto quello che faccio e non faccio. Ci sei, mi sembra che tu sia qui sempre. Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere dovunque vado, ci sei tu, ogni discorso sempre tu, ogni momento io ti sento sempre più.
di fare un tuffo in giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Poi! Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire, ma meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che dove ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita e l'amore. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso. Meraviglioso. Sicure, tu sai tremare. Thank you.
ringrazio a tutti di essere venuti qui. Voglio dire soltanto una cosa, che a mia figlia da lassù, che nessuno muore su questa terra se viene ricordato sempre da chi l'ha amato e l'ha tanto desiderata. Credetemi, non si può morire da chi l'ha amata. Mi ricordo, non morirà mai Sara per me e per chi l'ha amata. Sara è nata e cresciuta qui, su questa spiaggia, in quella casetta lì, e qui è stata uccisa. Però lei vive qui e qui verrà sempre ricordata. Allora, io leggo questa cosa qua. Ciao Sara, ti scrivo perché questo è l'unico modo per esserti ancora accanto. Il tuo sorriso illumina ogni mia giornata, il tuo ricordo sfiora la mia mente con dolcezza, i tuoi occhi rispecchiano il mio infinito ed ora le mie lacrime soffiano nel vento con la speranza che ritornano da te. Per dirti ciao piccolo angelo, in cui scusatemi, l'ho letta, aspetta, non mi ricordo, mi sono emozionata, ok. No, va bene, la rileggo di nuovo. Ciao Sara, ti scrivo perché questo è l'unico modo per esserti ancora accanto. Il tuo sorriso illumina ogni mia giornata, il tuo ricordo sfiora la mia mente con dolcezza, i tuoi occhi rispecchiano il mio infinito ed ora le mie lacrime soffiano nel vento con la speranza che ritornano da te per dirti ciao mio piccolo angelo, in cui ho nascosto pochi anni di felicità. La tua assenza è un dolore incolmabile, inesprimibile. Forse è insopportabile, forse mai nessuno riuscirà a comprendermi. Sai, Giuseppe e Luca chiedono di te e aspettano la loro principessa. Io invece non ti aspetto perché vivo in te, vivo nel tuo ricordo, vivo nella tua mente, vivo nei tuoi piccoli gesti, vivo nei tuoi sorrisi, vivo nei tuoi pianti, vivo nella tua disperata sofferenza. Non basterebbe né carta né inchiostro per scrivere tutto ciò che ho da dirti, ma una cosa è certa, tutto passa, tutto scorre, ma tu sarai sempre il mio sole, la mia vita, il mio mondo, sarai sempre la mia principessa, la tua mamma. Grazie. Venendo da questa stradina ho avuto di fronte la luna, che questa sera, devo essere sincero, rispetto alle altre sere è sembrata veramente bella. Mi viene alla mente Giovanni XXIII, è stato il Papa Buono, tutti lo conosciamo come il Papa Buono, che una sera affacciandosi dalla finestra lì del Vaticano, di Piazza San Pietro, diceva: anche la luna questa sera ci sorride. Possiamo dire che questa mezzaluna, questo sole, diciamo, che pian piano va a scemarsi, è il volto di questa piccola Sara, di questa bambina che dall'alto dei cieli sicuramente ci assiste, ci protegge. Ecco, cosa dire, io conosco poco la famiglia, mi hanno raccontato quello che è accaduto qui su questa spiaggia e non vi nascondo che di situazioni simili ne ho ascoltate tantissime. A volte vengono famiglie che dopo 5-6 anni che o gli hanno ammazzato o per altri motivi, bambini piccoli, non riescono ancora ad uscirne fuori. Per questo sto veramente accanto a questa famiglia, perché capisco la loro sofferenza, perché uno dice: finché perde una persona anziana, in un modo o nell'altro il dolore passa, ma quando portano via una vita piccola, infatti c'era un bellissimo cartellone che diceva: la morte non ti ha dato la possibilità di poter andare a scuola, di poter giocare, di poterti farti un futuro. Ecco, quando si parla della morte di un bambino uno si arrabbia, dice: e il Signore dov'era in quel momento? Poteva intervenire, poteva fare accadere qualcosa. Io dico sempre che le vie del Signore non sono le nostre strade. Ecco, quando ho incontrato a suo tempo altre famiglie che hanno perso bambini piccoli, io dico sempre: alla Madonna aveva bisogno di qualcuno da mettere sulle ginocchia e di accarezzare. Ecco, e penso che la Madonna ha voluto sua figlia proprio per accarezzarla, perché volesse accanto a lei. Potreste dirmi che è un'ingiustizia, lei che è la mamma del cielo, no, togliere la figlia di un'altra mamma, ma stiamo sempre lì, i segreti del Signore nessuno li conosce. Ecco, io cosa posso dirvi? Stiamo accanto a questa famiglia finché possiamo, con
ecco, con le nostre miserie, con le nostre fragilità. E la cosa più importante è dobbiamo amare i bambini. Abbiamo il Papa attuale, Papa Francesco, che ci dà questo insegnamento straordinario, che abbraccia, bacia questi bambini. E anche il Signore, no, dice: chi fa del male ai bambini è bene che si metta al collo una macina e si butta dall'alto di un monte nel mare, perché davanti a Dio il giudizio sarà veramente pesante. Ecco, niente, io vi lascio a questa serata. Ecco, andiamo avanti, veramente vi ricordo a tutti nella preghiera, in modo particolare quando ci sarà un'intenzione libera, ricordiamo Sara nella Santa Messa, che è la cosa più importante, dire la messa per i defunti è la preghiera più bella. Ecco, veramente vi benedico nel nome del Signore, affinché il Signore doni alle vostre famiglie la pace, la serenità, e soprattutto in questo momento di crisi, anche lavorativa, che sembra che ci sia scombisso, no? Nelle famiglie, che speriamo che il Signore metta nella testa dei potenti che ci sono i giovani, che sono il nostro futuro e che hanno bisogno di lavorare. Comunque andiamo avanti, buonasera e grazie dell'accoglienza.